Oggi ti racconto del peggior incubo di un autista, di come ho fatto 100.000 euro di danno. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Troppo alta, troppo. Non lascia alta. Altro posto, vai. Vai a fumare la sigaretta, Dio santo, Dio la Madonna. Sapete quelle persone lì che bevono sempre, si drogano a volte, no? E poi si mettono alla guida del mezzo, no? Della macchina e fanno gli incidenti, no? E fanno i danni, no? Però magari lo fanno sempre. Però quella volta lì che aveva fatto l'incidente aveva fatto tutto a posto, non aveva bevuto, si era riposato magari da 2 settimane, era sobrio e tutto quanto. Ecco, a me è successo più o meno la stessa cosa. Io ero il tipo di camionista, il tipo di autista, che non legava quasi mai. Ora, non sto dicendo che mi drogavo e bevevo, aspettate un attimo, no? Non legavo quasi mai la roba, va bene? Facevo sempre un po' le cose di furia, sempre per tirare ad arrivare sempre prima a casa, no? Sempre l'errore più grosso che facciamo noi, gli autisti giovani, sempre con la furia, no? Ecco, è successo questa cosa qui, però quella volta lì non è successo questa cosa qui, perché quella volta lì ero andato a Ravenna a caricare del legno, ce l'avevo le ore di guida, ero tornato presto a casa, va bene, il carico era tutto stralegato con cinghie e controcinghie da tutte le parti e avevo già previsto il pericolo che sarebbe successo, va bene, quindi l'avevo visto 2 o 3 minuti prima quel pericolo, però ho cercato in tutti i modi di evitarlo e non ci sono riuscito, ragazzi, questa è la pura e semplice verità, va bene. Quindi quello che sto per raccontarvi è un po' un'esclusiva perché ho firmato un patto con la mia ex azienda di non raccontare niente, però siccome loro mi hanno pagato l'ultimo stipendio, però quando siamo andati dai sindacati, la clausola che loro mi pagano questo ultimo stipendio era che io non divulgassi niente sull'accaduto, va bene? Però diciamo che io sto raccontando adesso un fatto, diciamo, di fantasia, così non dicendo il nome della ditta, eccetera, eccetera, no? È un fatto di fantasia che succede, quello che sto per raccontare, va bene? Quindi prendetelo come una mia fantasia, ecco. E anche questo tipo di lavoro, no? Un po' sbadato, un po' sempre di furia, era anche dovuto un po' a un malcontento generale, no? Perché mi pagavano poco, no? Sì, quando uno ti paga poco, tiri a fare le cose di fretta e furia, va bene? Litigavo sempre continuamente con loro perché non mi volevano pagare la trasferta. Il capo preferiva che io venissi col trattore da Firenze a Lucca a casa a pagare l'autostrada e il gasolio piuttosto che farmi dormire a Firenze e farmi pagare la trasferta, va bene? Io le dicevo al telefono, guarda, se mi dai 30 euro io resto qui stasera a Firenze, rimango in ribalta, mi vado a comprare 2 pacchetti di sigarette e vado a mangiare al ristorante e siamo a posto così, va bene? No, 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 queste non sono le politiche dell'azienda qua e là. Va bene, allora se non sono le politiche dell'azienda io sgancio il semirimorchio e torno a Lucca e ritorno domani mattina, andata e ritorno così, capito? E questo è il tipo di azienda, no? Allora quando uno c'ha questo malcontento qui generalmente lavora male, va bene? Anche se mi ero abituato, capito, a fare meno danni possibili, quando lavori male, arrabbiato, sempre di furia per tornare a casa perché i viaggi erano lunghi, le ore non incastravano per tornare a casa e loro non volevano pagare la trasferta. Allora qui diventava un po', tutti i giorni era un po' nervoso, ecco. Non, purtroppo però è andato così, ora vi racconterò tutti i fatti. E ci siamo, quindi prima di partire con il racconto vero e proprio, devo portare quel mostriciattolo lì a casa mia. Porco Dio! Leo, andiamo, papi. Dai bimbo! Lui è lento la mattina, ragazzi, già un anno e 2 mesi. Quindi prima di qualsiasi cosa andiamo a riempire la solita tanica, questa è quella che uso in casa e poi c'è un altro sul camion che dovevano riempire e poi partiamo con il racconto vero e proprio dell'incidente, ragazzi. Poi un'altra cosa molto molto importante che secondo me va detta, che questa fa parte della mia opinione, io il camion non ce l'ho, non c'ho una ditta, non c'ho niente, io sono un dipendente, però secondo me ogni ditta che si rispetti, cioè si deve aspettare queste cose qui prima o poi. Se tu hai 10 camion, magari ti può succedere una o due volte nella vita, va bene? Con gli autisti che c'hai, se sei sfigato, dipende dagli autisti che hai assunto, eccetera, eccetera, da quanto li paghi, ovviamente, tutto questo. E
se ne hai però 100, queste cose qui sono, non voglio dire all'ordine del giorno, però danni e ribaltamenti, cioè se tu hai 100 camion, ragazzi, ve lo dico subito, almeno 2-3 camion all'anno ti si ribaltano, va bene? Qui stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di statistica, non stiamo parlando di sfiga, di qua e là, è proprio, fa parte del mestiere, va bene? Può succedere a tutti, può succedere. Può succedere a tutti, a chi è più bravo, a chi è meno bravo, va bene? A me, per come ho sempre lavorato io, per il mio modo di fare, va bene? Ho sempre fatto le cazzate sul lavoro, va bene? Però quel giorno lì avevo fatto tutto perfettamente, come nei libri, va bene? Addirittura mi ero anche messo nel casco, il casco, mi ricordo, sul logo di carico, che poi, come si chiama, il carrellista che mi caricò lì a Ravenna a Legno, mi disse fai attenzione, perché ero andato in campagna a caricare, da qualche parte in campagna, ci sono arrivato malissimo, curve strette, manca poco, ho anche toccato le ruote del semirimorchio, mi ricordo, perché non ci passavo, mi sono allargato il massimo possibile con la cabina dentro quasi la ringhiera dell'autostrada, della strada lì che c'era, e poi ho toccato le ruote dei semirimorchi, va bene, non è successo niente lì per lì, e insomma arrivo a questo luogo di carico, stavo caricando pannelli di legno, non so se erano compensato, se non mi ricordo male, pannelli di compensato 300 quintali. Mi disse il carrista, mi ricordo bene, mi disse guarda che questa è una strada di merda qua a Ravenna, sei nella campagna, già due o tre sono andati a finire nel fosso, va bene, quindi metti subito le cinghie e gli angolari, va bene, ridendo e scherzando. Il problema quel giorno lì, mi ricordo benissimo, è che dove tenevo io le cinghie e gli angolari la scatola era rotta ed era chiusa con una cinghia, c'ho anche le foto se non mi sbaglio da qualche parte. Aspetta, dove sto andando io? Aspetta, faccio del bordello. E non c'avevo voglia di riaprire la cinghia, di aprire la scatola, tirato fuori, però alla fine l'ho fatto, va bene, alla fine l'ho fatto, pensando anche un po' al viaggio che ho avuto per andare lì da loro, un po' difficoltoso, ho detto vabbè, allora tiriamo fuori 6 cinghie, proprio il minimo indispensabile, va bene, il minimo indispensabile, e mettiamo queste cinghie e gli angolari, ok? Perché di solito questi pannelli qui, che io sapevo io così, i pannelli di cartongesso andavano un po' messi in sicurezza di solito, va bene? Quindi lo feci, legai tutto, chiusi tutto, ritornai per la strada tutto a posto, e poi quando arrivai a 100 metri dal parcheggio successe patatram, successe. E qui è la cosa più interessante, perché io avevo già previsto il pericolo, io già ho visto che stava piovendo forte, la strada era stretta e tutto quanto. Seconda cosa ancora molto importante, questo non è il mio punto di vista di quello che è successo quel giorno lì, questo sono i fatti, e ve lo dico subito perché sono i fatti, va bene, non è che lo dico io perché io mi voglio discolpare in qualche maniera, in qualche modo, va bene, questi sono i fatti. Uno, perché io non ho niente da perdere, va bene, io non ho casa a mio nome, io tutto quello che posseggo materialmente a questo mondo qui sono un telefono, un Galaxy S23 Ultra, una macchina da 3.500 euro, una Volvo 50 e qualche piccola altra cazzata, va bene? Io sono proprio una persona povera, se vogliamo dirla tutta, io non ne ho di proprietà e non mi interessa nemmeno averli, non vivo in quel concetto lì di possedere, di accumulare, eccetera, eccetera, no? Quindi anche durante un eventuale processo io non avrei niente da perdere, va bene, perché in galera non ci posso andare perché non era una cosa penale, è un fatto che è successo a livello civile, va bene, quindi io non ero a rubare quel giorno lì, non sono andato a rubare nessuno, ero a lavorare, ok, quindi va bene. E se la volete proprio sapere tutta, per 2 settimane che sono stato malconcio, a me mi hanno dato 81 euro, ragazzi, a me ho ricevuto la chiamata di quelli lì del medico legale, non so chi, CAF, CGL, non mi ricordo, ragazzi, va bene, e mi hanno dato 91 euro, 81 euro, una roba così, va bene, che li volevo sputare addosso. Io, loro per 2 settimane di ospedalizzazione, capito? E lì quando andai, questo volevo che passi, capito? E mi faceva male, mi pare la spalla, no? Mi faceva male la spalla quando feci questo incidente qua, va bene? Il medico legale quando ha detto no, stai bene, ascolta, mi fa male la spalla, no, stai bene, puoi andare a lavorare, capito? E questa è una cosa, cioè, mi sono sentito un po' spinto da dietro, comunque sono ritornato a lavorare subito perché già ero dispiaciuto del fatto, eccetera, eccetera, non me ne volevo già approfittare, già stavo in una condizione psicofisica
de merda, sono tornato a lavorare con tutti i dolori, capito, per non fare pesare niente all'azienda, cioè per far pesare la cosa il meno possibile, sono tornato subito a lavorare. Però ovviamente non mi è piaciuto il modo di fare del medico legale che mi ha capito, no stai bene, che vuoi che sia, dai vai a lavorare, un colpo di frusta, ascolta, mi fa male la spalla, forse non hai capito, mi sono ribaltato con un camion da 500 quintali, Dio santo, ma vuoi capisci o no, capito? Questo mi ha dato un po' fastidio e lì mi sarei dovuto giocare la carta, mi fa male tutto, va bene, sarei dovuto stare 5-6 mesi a casa in malattia e prendere i soldi, va bene, e questa mi dispiace non averlo fatto, va bene? Questo mi dispiace, perché se lo sarebbero meritati per come sono comportati lì per lì, eh? Invece, quando è venuto, ovviamente, quando sono venuti i pompieri, Dio benedica i pompieri e le ambulanze, va bene, che le ha inventate, tutto squisito, hanno spaccato il frontale, come si chiama, il parabrezza del camion, mi hanno tirato fuori con la massima cura, tutti molto molto attenti, ho trovato tutto quanto, la mia roba, le fotocamere digitali, tutto quello che c'era nel camion l'ho recuperato io, va bene, mi sono ribaltato e mi ero fatto, ma ero tutto livido ragazzi, ero tutto blu quando mi hanno tirato fuori dopo 2 giorni dal camion, ero tutto blu, va bene, tutto blu, e mi ricordo sono stato a casa una decina di giorni più o meno, giusto il tempo per recuperare a livello più alto anche psicologico, va bene, perché quando è successo il fattaccio ragazzi, a livello psicologico ero devastato, io non ci volevo credere, quando mi sono ribaltato io non ci volevo credere, quando ho picchiato la testa non ce l'avevo la cintura, va bene, questa non c'era all'epoca. Non la usavo quasi mai, neanche io, non è che la metto tanto spesso la cintura, va bene? Questo è un messaggio sbagliato che passa, però io parlo per me e non parlo per gli altri, va bene? Ognuno deve fare come gli pare. Ho picchiato la testa contro il soffitto, va bene? Io non ci volevo credere di quello che è successo lì. Io, nella mia testa, pensavo che ero dentro un incubo e quasi quasi non ho nemmeno capito cos'era successo, perché quando è successo ragazzi una frazione di secondo io stavo aspettando che le macchine passassero, ero fermo col camion fermo e tutto un colpo puff, sento la testa contro parabrezza, contro quello che ho picchiato la testa, non mi ricordo, ero pieno di sangue, va bene, quindi è stata un po' una situazione così, non è che te lo aspetti, no? Perché solitamente quando uno fa un incidente ha quel mezzo secondo, va bene, che non ce n'è tanto, un secondo, mezzo secondo di reggerti a volante, di reggerti a qualcosa, no? Quando succede una brutta cosa così. Invece lì ero fermo, aspettavo che passassero le macchine accanto a me e ho tutto un colpo, boom. Fine della storia. Devo dire, la cosa che mi ha lasciato più perplesso in merito alla situazione è la gente che ha parlato male poi in seguito, che io stessi col telefono in mano mentre guidavo e mentre il camion si ribaltava, va bene, cosa assolutissimamente non vera in quel momento lì, perché c'erano pure testimoni che hanno detto che io mi sono fermato 2 volte per far passare le persone, quindi non ho capito questa astio qui. Cosa è successo? Quando mi sono ribaltato ero dentro, pieno di sangue, ho preso il telefono, mi sono fatto un selfie e l'ho mandato a mia moglie e a un mio amico per far capire quello che è successo, perché non potevo parlare, non potevo... Che ho preso il telefono, un selfie, ho detto guarda mi trovo qui a 100 metri da casa, mi sono ribaltato, va bene, nel messaggio, e poi ho mandato il telefono, no? E poi quella foto lì è girata per tutta Lucca, per tutti i camionisti eccetera eccetera, no? In un modo o nell'altro, e loro dicevano che io stavo facendo i TikTok, i cazzate della guida, ecco, cosa assolutissimamente non vera, perché poi i camionisti che c'erano lì accanto a dove mi sono ribaltato c'era una fabbrica che, e 2 camionisti mi hanno visto mentre mi ribaltavo e mentre mi fermavo, va bene, che poi sono loro quando mi hanno tirato fuori i pompieri dal mezzo, no? Spaccando il parabrezza e tutto, sono loro che mi hanno detto guarda è collassata la terra, è venuta giù la strada e il rimorchio ti ha portato dietro, va bene, mentre il rimorchio si ribaltava ha fatto girare la cabina, ha fatto girare tutto e mi sono ribaltato, è così che è andata, va bene, quindi la cosa che mi dispiace di più è la gente che parla perché poi fondamentalmente è una cosa che può succedere a tutti, va bene, tempo di merda, tanto carico eccetera eccetera, strade non adeguate, soprattutto perché ero in una zona industriale e lì teoricamente ci dovrebbe essere lo spazio per far passare 2 camion uno accanto all'altro, e lì non c'era proprio lo spazio nemmeno per far passare una macchina e un camion, sicché mi sono dovuto fermare io sulla destra a far passare le persone, va bene, quindi. Poi questa è una cosa che devo recriminare assolutissimamente, va bene? Io non capisco come i comuni in generale danno l'ok per costruire queste mega aziende, queste mega fabbriche in dei posti dove non entrano camion, va bene? I posti, cioè passano malamente i camion.
Allora dico io, a questo punto, se tu dai l'ok per far aprire una fabbrica che comunque ti produce dei soldi, che pagano le tasse, che fa impiegare le persone, no? Allora costruisci anche delle infrastrutture adatte e sicure, va bene? Se lo fai in una zona industriale, capisco se è sopra una montagna è un po' più difficile, no? Ma allora se è sopra una montagna, prima di tutto non dai l'ok, va bene? O se dai l'ok ci mandi solo quelli con la patente B e con le motrici piccole, va bene? Se tu scegli di fare questa cosa qui da comune, non puoi farlo solo pensando di intascare i soldi e basta, va bene? Ci devi anche pensare queste cose qui, perché se uno ti paga 1 o 2 milioni di euro all'anno di stipendi, no? Di tasse, di quant'altro, allora tu comune il minimo che puoi fare è mettere dei guardrail, delle cose, va bene, per mettere in sicurezza le strade di merda. Non puoi pensare solo di prendere e basta, va bene, devi anche dare poi. Capisco, non puoi fare il primo anno magari, il secondo anno, però dopo 10, 15, 20 anni che un'azienda è aperta lì, tu devi mettere in sicurezza il posto, dal mio punto di vista, ok? Perché mi girano i coglioni perché quella era una zona industriale, va bene? Loro avrebbero dovuto prevedere una cosa simile, va bene? Non puoi pensare, cioè, la strada con cui sto camminando ora in un residence, va bene? Ve la faccio vedere, guardate, così lo capite meglio. È molto più larga, va bene? È molto più larga dello spazio dove mi sono ribaltato io, va bene? Perché non c'era lo spazio per far passare il camion. E mi sono dovuto accostare tantissimo sulla parte destra, fin tanto che poi con le ultime due ruote dietro del semirimorchio stavo toccando sulla terra, va bene? Poi la terra era bagnata, il camion era pesante, il semirimorchio era pesante, ha sprofondato dentro, ha tagliato la terra 1,5 metri e poi mi sono ribaltato, va bene? Quindi siamo in una zona residenziale e la strada è molto più larga. Allora lì, se c'è una zona industriale, tu cosa fai? Scavi la terra, costruisci la strada un po' più larga, visto che ti porta i soldi, ti porta tasse, eccetera, eccetera, no? Ti importa impiego dei lavoratori, ti importa stipendi, famiglie, mutui e quant'altro. Allora tu costruisci quella strada lì più larga, va bene, nel corso degli anni. Non puoi pensare di prendere solo soldi e basta da quell'azienda lì. Tra l'altro lì ci sono 3 mega aziende grosse, va bene? Uno è Cartiere Cardella, va bene, Modesto Cardella, l'altro è Molino di San Pietro a Vico e l'altro è Industrie Cartari Pieretti, va bene? Tutte e due a una distanza di 300-400 metri una dall'altra. Quindi Ah, eccolo qua. Bene, ora che le taniche d'acqua sono piene, mi porto sul luogo del fattaccio dove è successo il ribaltamento del camion, dove mi sono fatto male. Vabbè, andiamo. Un semplice paragone, va bene, se tu con 300 quintali, ma questo lo sa ogni camionista, se tu prendi un marciapiede, che a volte succede che monti sopra una rotonda, sopra un marciapiede con 300 quintali e la rotonda è magari squadrata, va bene, il bordo della rotonda è squadrata o del marciapiede è squadrata, tu spacchi subito la gomma in 3 secondi, sei magari alto 15-20 centimetri, con il taglio te lo spacchi subito con 300 quintali caricati, invece se tu hai caricato solo magari, che sto io, 30-40 quintali, così non la spacchi la gomma, non la tagli, va bene, anche se ci monti sopra e tu non la tagli con la gomma lì, perché insomma sono dure le gomme dei semirimorchi, sono dure ragazzi, capito? Per tagliarli ce ne vuole, però appunto con più peso arrivano sempre più problemi, va bene? Poi sono d'accordo con te, ci sono autisti più bravi e meno bravi, più attenti e meno attenti, però certe cose succedono a tutti ragazzi, non esistono gli autisti super fenomeni, va bene? Succedono a tutti, è vero che con l'esperienza, con gli anni sei più bravo, diventi più bravo, hai più pazienza, ti fai prendere meno dal panico in certe situazioni e questo ti può essere molto molto utile, però i danni succedono a tutti ragazzi, questo è capito, è una cosa da non escludere assolutissimamente a priori, ecco, i danni succedono a tutti e a tutte le età. Quindi ragazzi, per farvi capire, questo qui
ok, questo qua dove vedete i semi rimorchi qua, tutti in fila, questo è il posto dove io lascio il camion, lasciavo il camion ogni sera, di ogni settimana, di ogni mese, va bene, qua. Eccoci qui. Qui è dove io, quando arrivavo dal viaggio di linea, fermavo il camion e poi andavo a casa in monopattino, come faccio tuttora. E ora vi faccio vedere dove mi sono ribaltato, per capire a quanti metri dal parcheggio mi sono ribaltato. Cioè io mi... Quindi questo, il parcheggio era delle cartiere Modesto Cardella, va bene, come vi dicevo in precedenza. Questo è il molino di San Pietro Avico, questo qua, ok? Questo è il molino dove mia madre ha lavorato qua, per il proprietario di questo molino qua, Luigi Maionchi, che poi adesso è morto, Dio lo tenga in grazia e in gloria, ok? Una persona squisitissima, mi passava sempre vestiti firmati perché mia madre era grande sua amica, ok? Quando ero piccolo mi ricordo sempre vestiti firmati mi regalava, sempre, sempre, a me e mio fratello, quindi Dio lo tenga in gloria, brava persona veramente. E qui ragazzi dove mi sono ribaltato io, eccolo qua, ci sono ancora le delineazioni, prima non c'erano, l'hanno messo dopo che mi sono ribaltato io ragazzi, qui sulla sinistra, in questo fosso qua, in questo proprio qui. Allora, ve lo faccio vedere quanto la strada è larga in questo punto qua, e questo è l'ICP Industri Cattari Pireti, dove stavano i miei testimoni. Quindi signori, io arrivavo da quella direzione là con il camion, da Marlia, va bene? Arrivavo da quella direzione lì, ora ve lo faccio vedere meglio. Ok, arrivavo da quella direzione lì con il camion. E andavo verso quest'altra direzione, andavo in là, ok? Ecco, prima lì dove vedete il primo cartello non c'era, c'era solo il secondo, quello dietro, va bene? Non so se si vede bene. Quindi questo primo cartello che vedete di divieto non c'era, va bene? C'era solo il secondo cartello, quello dietro, qui dove ci hanno messo il cartello, il primo cartello, e dove mi sono ribaltato io. Ora andiamo lì, andiamo a vedere qui. Ora vi spiego la dinamica. Io stavo arrivando così, da questa strada così avanti stavo arrivando, va bene, con il camion 300 quintali da Ravenna, c'avevo le ore, avevo guidato sulle 500 km, 400 km qualcosa, perché Ravenna da Lucca sono 240 km, mi ricordo, se non mi ricordo male, ok? E la prima cosa che faccio, perché di là arrivavano le macchine, qui c'erano i lavori in corso, dove vedete questi affari qua, c'erano lavori in corso, c'erano, vabbè, che poi non hanno neanche finito, hanno lasciato qua questi affari qui, vabbè, come al solito, bravo Comune di Lucca. E la prima cosa che faccio, quando vedo che arrivare le macchine da quella direzione lì, ok, mi metto qua nel piazzale, mi metto e faccio passare tutti quanti. Quindi io per 20 metri, considerate, va bene, qui io mi metto qua e aspetto che passino le macchine, va bene. Qui c'erano i testimoni, i due testimoni che andavano lì a quell'ufficio lì per fare le bolle, ok? E mi sono fermato con il muso del camion, vediamo un po'. Mi sono fermato, penso, mi sono fermato con il muso del camion qua più o meno, in questa zona qua. E io quando ho fatto la svolta per rientrare in carreggiata, va bene, con il camion lungo, un po' attagliato qui il semirimorchio, un po' qui attagliato, va bene, è montato sulla terra e io mi sono raddrizzato qua, mi sono raddrizzato, va bene, mi sono messo qua per dritto e aspettavo che le macchine che mi venissero di fronte che passassero, va bene, aspettavo. Mentre che io aspettavo quei 5-10 secondi, cos'è successo? Ora voi non lo vedete purtroppo, qui è già caduto qua un'altra volta, qui il rimorchio è sprofondato in questo punto qua, va bene, già si vede che sta fuori qui, è già sprofondato anche lui, vabbè. In questo punto qua è sprofondato per via del peso del semirimorchio, va bene? Io con le altre ruote ero sull'asfalto, ok? Con le altre ruote ero qua sull'asfalto, con 10 ruote ero sull'asfalto. Con le ultime due ruote posteriori della parte destra stavo sulla terra, va bene? Stavo sulla terra, ma perché stavo sulla terra? Perché qua, ragazzi, la strada non è così larga come sembra, va bene? Qui se facciamo così sono 1, 2, 3, 4... 5 metri, ma neanche 5 metri forse, va bene? La strada è larga 5 metri, quindi non è, è una situazione in cui io non passavo, cioè io arrivavo con il camion, con le ruote del camion, arrivavo forse qua, ok? Arrivavo forse qua, la strada è stretta, non ci passano due camion,
e ci passavano a malapena una macchina e un camion, però io ho scelto di fermarmi. E questa è stata la brutta cosa, che poi qua il semi-remorchio è sprofondato tutto sulla parte destra così, in questa direzione così, è sprofondato. Io con la cabina davanti mi ha girato tutto quanto così, e giù dentro il fosso. Dire la cosa che mi ha sconvolto il più possibile da lì per lì, quando ero in quel momento lì, quando mi è successo, è che io stavo facendo mente locale su quello che era successo. Come è potuto succedere una cosa così, di fare un danno da 100.000 euro? Va bene che poi eravamo sui 75.000 euro di danno, 80.000 euro fra carico, semirimorchio e trattore, e poi altri 20.000 euro di multa da parte del comune, che non capisco mai come ha fatto questa multa qui, perché si è sversato un po' di olio a terra. Insomma, capite bene che qui non era un cazzo di limitato, lavoro in corso da tutte le parti, strade strette, e loro hanno avuto pure il coraggio di fare le multe, perché questo è il sistema italiano. Va bene. Però la cosa che mi ha sconvolto un po' di più, perché io ho provato in tutti i modi ad evitare quella cosa lì, va bene? Ho provato, l'ho vista arrivare, eppure è successo lo stesso, va bene? Non è che io ero sotto gli effetti degli alcolici, no? Io ero fresco, avevo previsto che pioveva tanto, avevo visto le macchine, che non c'era spazio, e nel mio piccolo ho provato di fare tutto più in sicurezza possibile, va bene? Però col senno di poi, se fosse andata avanti, magari non sarebbe successo, non mi fossi fermato, va bene? Però passavano pullman, passavano altri camion, passavano altre cose, io ho scelto di fermarmi, e questa è stata, diciamo, un po' la mia rovina, ecco. Che altro aggiungere? Non aggiungo niente, perché io ho sentito camionisti che si sono ribaltati come me. Sinceramente, un camionista di Geodis mi ha detto una volta: guarda, io mi sono ribaltato 5 mesi fa, mi importa una sega, stavo andando su a decimo verso la Garfagnana, la strada era ghiacciata, ha frenato, il rimorchio era vuoto, è scivolato, tutto si è ribaltato, fine della storia. Che me ne frega? Io ero a lavorare. Lui così mi ha detto: mi importa una sega, mi importa, sapete che c'è? Io ero a lavorare, non ero a rubare, non ero a fare un cazzo, capito? E infatti non hanno licenziato, mi hanno dato un camion nuovo, fine della storia, punto. Così capitano. Che ci possiamo fare?